Ci troviamo all'ingresso della grotta che custodiva un invaso fondamentale per l'approvvigionamento di acqua. Professor Carpenè ci vuole raccontare come è stato, come sarà, diciamo, elaborato questo spazio. Sì, allora, questa grotta permetteva l'accesso, una grotta artificiale che permetteva l'accesso alla galleria che andava a controllare e a regimentare il grande invaso che controllava tutte le acque della Valle del Rialtino. È una grotta, pardon, è una galleria di circa 25 metri che porta a una sala cinesca dove da lì si poteva aprire il contenuto dell'invaso e farlo scorrere nella bealera che probabilmente portava le acque fino a Villa Brunenghi. È una cosa veramente straordinaria. Abbiamo intenzione di recuperare questa grotta artificiale e di mettere sulla chiave di volta di questa grotta una sorta di scultura, diciamo, ceramica apotropaica che ricordi un po', diciamo così, la bellezza di questo luogo.